Bentornati cinefili e orientofili, in questo nuovo viaggio entreremo nell'opera filmica di uno dei maestri del cinema giapponese, narratore spirituale e antropologico della società del tempo e del polso sociale e familiare della struttura nipponica. Un autore di una dimensione universale capace di parlare di amore, solitudine, gioia, abbandono, vecchiaia, morte, con una soave leggerezza che è essenza e fluvialità dello scorrere quotidiano della vita. Oggi vi parlerò del cinema di Yasujirō Ozu, del gusto del sake, dell'armonia e della vita. Se c'è un autore capace di infondere un'amabile grazia attraverso le sue pellicole, quello è Yasujirō Ozu. Considerato il più giapponese dei tre grandi maestri della Sacra Trinità composta con Kurosawa e Mizoguchi, Ozu è un poeta formale dell'immagine, un geometra essenziale e rigoroso dell'inquadratura. Come dimostrano anche i suoi campi di transizione, i cosiddetti pillow shots, ovvero le inquadrature cuscinetto, che raccordano i vari passaggi della storia, le descrizioni degli ambienti, i cambiamenti temporali della narrazione, quell'amore per l'armonia dello spazio vuoto che fa da punteggiatura alla narrazione filmica del suo autore. Particolarmente amato da registi di tutto il mondo, tra cui il tedesco Wim Wenders, autore fondamentale del nuovo cinema tedesco, che lo ricorda così. Nämlich das Grab eines Filmemachers, der für mich, ich will das gar nicht anders als ganz subjektiv sagen, für mich derjenige ist, der diese Kunstform des 20. Jahrhunderts, den Film, zu seiner absolut schönsten und... E che lo omaggia nel documentario Tokyo Ga. Ozu's gravestone bears no name. Only an old Chinese character, Mu, which means emptiness, nothing. Ma anche da autori come Hou Hsiao-hsien, massimo esponente del cinema di Taiwan. Sergeant当然像个数学家一样啊，他对当时日本人的生活的状况是非常的清楚，像个。 Hou Hsiao-hsien ne riprende lo stile contemplativo in diverse pellicole, emulandone talvolta appieno lo stile, come nel seguente caso. Tempi, sai, la letteratura è un genere fuori. Anche Hirokazu Koreeda, uno dei registi più apprezzati leggera, del Giappone odierno, si ispira molto al cinema del maestro Ozu. Detto questo, con lui ha in comune l'attenzione pedagogica nel tratteggiare i rapporti nel nucleo familiare del giapponese medio. Anche il regista finlandese Aki Kaurismäki deve molto all'influenza del maestro giapponese. Koska en suostu menemään hautaan ennen kuin... ennen kuin olen todistanut itselleni, että en koskaan pääse teidän tasolleni, herra Ozu. Ed ancora il regista di Hong Kong, Stanley Kwan. Xiaojin, molti film, io credo, hanno influenzato il mio
Affermatosi in Occidente con estremo ritardo rispetto alla sua attività quando già era passato a miglior vita, soltanto negli anni 70 in Francia viene data la giusta attenzione a quello che presto diventerà il suo titolo più celebre nel mondo. Questa pellicola del 1953 pone al centro del racconto il rapporto generazionale tra genitori e figli, quindi tra nonni e nipoti, tra passato e presente, tra quel che era e quel che forse non sarà più. La storia è quella di due anziani coniugi che si recano a Tokyo per far visita ai figli, prima dal primogenito pediatra e poi dalla figlia parrucchiera. L'unica che però dà attenzione ai due vecchietti è la vedova del loro secondo genito, morto in guerra. Delusi dalla tiepida accoglienza dei propri figli, i due coniugi fanno ritorno a casa, ma il destino amaro è dietro l'angolo. Alla base del soggetto sembrerebbe esserci questo piccolo classico del melodramma amaro di Leo McCreary degli anni 30, che anch'esso racconta l'emarginazione da parte dei figli di due vecchi coniugi, che però Ozu dichiarò di non aver mai visto. Viaggio a Tokyo è privo di qualsivoglia effetto mieloso o sentimentale e mostra, come dichiarato da Ozu stesso, come il sistema familiare giapponese, attraverso l'evoluzione dei genitori e dei figli, iniziasse a disgregarsi, in cui non a caso la massima solidarietà e comprensione ai due vecchietti arriva da un parente acquisito come la nuora più che dai figli, e che ci sottolinea una contrapposizione vecchi-giovani e il sentimento finale, sebbene nostalgico, del passato e anche d'accettazione delle mutazioni. Un tema qui portato al massimo grado di nostalgia e disillusione nichilista che avvolge una nutrita fetta delle ultime pellicole del maestro giapponese. Ma questo raccontare il sistema famiglia ed il rapporto rigoroso e intenso tra genitori e figli parte da ben più lontano nel cinema di Ozu. Con questa commedia satirica degli anni 30, primo suo successo del periodo muto, Ozu ci racconta il buffo e sovversivo ribaltamento dei ruoli in un nucleo familiare. Tutto ha inizio quando i figli del protagonista decidono di iniziare un ammutinamento nei confronti del padre, con uno sciopero della fame dopo averlo visto fare il buffone in un filmino per compiacere il proprio datore di lavoro. È un bizzarro resoconto dei ruoli nella famiglia e dunque nella società giapponese. Una parabola agrodolce sull'immutabilità delle gerarchie sociali e generazionali. Un soggetto narrativo che sta alla base di quello che ne è una sorta di riadattamento a colori. Nel 1959 con Buongiorno, in cui due fratellini iniziano un voto di mutismo in rivolta al padre che non vuol comprare loro un televisore. Stavolta nel mirino di Ozu c'è un Giappone che deve fare i conti con il progresso tecnologico, quel televisore che è oggetto del desiderio e metafora del cambiamento della società del dopoguerra in tutto il mondo. Una diversità di premura nel rapporto genitore-figlio è espressa invece nella pellicola Figlio unico del 1936, dove un figlio cresciuto da madre vedova tra stenti e sacrifici la ospita in casa sposatosi dopo una lunga assenza, fingendosi stimato professore benestante per dare una serena illusione alla madre che i sacrifici di una vita e gli studi hanno fruttato positivamente. Un'opera che muove dunque i passi in quei temi che segneranno ancor più il resto della filmografia, come i dualismi provincia-città, genitore-figlio, antico e moderno. Perfetto ritratto di famiglia è il delizioso Bakushu, da noi noto come il tempo del raccolto del grano, o anche come inizio d'estate, da cui il titolo internazionale Early Summer.
il ritratto della borghese famiglia Mamilla, col padre medico, la moglie casalinga, due figli piccoli e due nonni al seguito. L'unica preoccupazione di tutti è la giovane Noriko di 28 anni, sorella del capofamiglia e ancora non sposata. Dai parenti al capufficio si fanno carico tutti della ricerca del buon partito, impensabile che a quell'età si sia ancora nubile. Con Early Summer, Ozu propone un'accettazione della vita che si traduce nel gesto garbato, nel sorriso, che smussa i momenti più tesi o le piccole delusioni del quotidiano e dei rapporti relazionali. Ma anche e soprattutto le preoccupazioni del matrimonio, della diramazione familiare e dell'abbandono del vecchio nucleo per formarne uno nuovo. Si riflettono le preoccupazioni delle vecchie generazioni per le nuove generazioni, il Giappone del passato che si interroga e si apre al moderno. Le stesse turbe della pellicola di snodo per la maturità cinematografica di Ozu, che è senza dubbio Tarda Primavera. Un racconto intimo e minimale, leggero e dolente di un rapporto genitoriale. La storia di un anziano vedovo che deve prepararsi alla solitudine e pensare al matrimonio della sua unica figlia, che a sua volta non vorrebbe allontanarsi da lui. È ancora un racconto ed un esempio della visione della vita come armonia costruita su equilibri familiari, relazionali e sociali. Gli stessi equilibri che determinano la sua versione a colori, ovvero Tardo Autunno. Si apre davanti ad un banchetto di sakè Tardo Autunno, quella che è la bevanda a base di vino di riso più conosciuta e tradizionale del Giappone e che spesso compare nel cinema di Ozu nei momenti conviviali tra i personaggi. Se in Tarda Primavera era un padre a doversi preoccupare della solitudine della vedovanza e quindi della sistemazione della figlia, in Tardo Autunno è una donna, la stessa Setsuko Ohara, che in precedenza interpretava la figlia, ad affrontare la vedovanza e a subire in qualche modo la corte di tre amici di vecchia data mentre spera di sistemare la giovane figlia. Genitori e figli, memorie del passato e accettazione del presente, ma soprattutto sguardo verso il futuro. L'armonia che permea il cerchio della vita, quella che Ozu riserverà ancora nel suo ultimo film, quello realizzato nel 1962, un anno prima della sua morte, ovvero Il gusto del sakè. Il sakè, conviviale e idilliaco momento per celebrare il passato ed il futuro, fa da fulcro e chiosa alla tessitura del racconto che ancora una volta porta i suoi protagonisti, un dirigente d'azienda vedovo, una combriccola di amici e la propria figlia non sposata, ad imbastire un ulteriore discorso sulle responsabilità dei padri e sulle separazioni dal focolaio domestico. Ancora un film dal sottile umorismo e dalla leggera malinconia che chiude il cerchio dell'opera omnia del suo autore. Anche in Erbe fluttuanti del 1959, Ozu pone al centro il rapporto tra passato e futuro incerto di un uomo, un padre, un lavoratore ed amante, ovvero un capocomico di compagnia itinerante, che deve ritrovare l'equilibrio con un figlio illegittimo che lo crede suo zio e tenere in equilibrio anche le sorti della propria attività di spettacolo. Il film è un remake di una pellicola che lo stesso Ozu aveva realizzato negli anni 30, giusto per ricordarci che il cinema di Ozu continua ad inseguire e riplasmare se stesso. Nel suo primo dei sei film a colori, ovvero Fiori di Equinozio, Ozu apre il racconto con un banchetto di nozze e pone al centro della storia ancora un padre e le sue figlie, in età da marito. Forse più che in altri film a tema, Ozu si concentra sulla nuova tendenza di un Giappone che inizia a porre al centro dell'attenzione
le priorità femminili ed una sorta di decadenza del patriarcato. Sono di fatto i personaggi femminili a sparigliare le carte del racconto, a limare dubbi e certezze del padre protagonista, che deve, secondo dettami sociali, sistemare le sue due figlie. Il primo film a colori di Ozu accentua le tonalità rosse, un colore che accende la speranza e l'apertura di un cambiamento, come è sempre stato il cinema di Ozu, tanto tradizionale quanto aperto alle mutazioni sociali e familiari. Un cinema che è pronto a lasciarsi alle spalle il passato con un alone di agrodolce e serena rassegnazione. Nel misconosciuto L'autunno della famiglia Koyagawa, di 3 anni successivo, probabilmente uno dei migliori film del regista, Ozu pone ancora al centro il sake, un intreccio di nozze e una paternità da riacquisire. La storia è quella di un titolare di distilleria di sake, appunto, che cerca di combinare le nozze della ex nuora e della figlia minore, ma tenta anche di recuperare il tempo perduto con l'ex amante e con una figlia illegittima, un po' come accadeva in Erbe fluttuanti. Ma a differenza di altre pellicole pervase da un senso di leggerezza e malinconia, in Kohayagawa ke no aki, Ozu lascia spazio nel suo epilogo ad un esplicito alone mortifero. La morte, appunto, quella che di lì a poco spezzerà l'armonia, il gusto del sake e la vita di uno dei grandi maestri del cinema del secolo scorso. Hitchcock diceva che il cinema è la vita senza le parti noiose. Con Ozu potremmo dire che il suo cinema trasmuta su pellicola, con armoniosa grazia, anche le parti noiose della vita. Anzi, ne omette quasi gli avvenimenti principali, per soffermarsi sulle minuzie, sulle sfumature, sulle parti noiose, appunto. Che sono però il fulcro vitale che dà linfa a tutto il resto per cui vale la pena vivere. Lo sceneggiatore e regista Paul Schrader si esprime sulla concezione di libertà emozionale e trascendenza a proposito del cinema di Ozu. The characters in Ozu's films never show any emotion, and all of a sudden in the end, whammo, comes a big blast of emotion. What are you going to do with it now that he has totally conditioned you not to expect it? Is it going to put you off, or is it going to knock you up a notch? And that's the idea of the decisive action. And once you get that action, and then after that, silence. Con oltre 50 titoli realizzati, alcuni dei quali del periodo muto andati perduti, il cinema di Yasujiro Ozu è tendenzialmente ciclico. Perfino monocorde. In molti casi sembra quasi di guardare lo stesso film. Ma ogni volta con qualche sfumatura diversa, con qualche connotazione in più, o qualche diversificazione nel punto di vista. Un po' come la vita, che è ciclica. Un continuo pantarei, un calmo e fluviale mutare. Uno scorrere che si dissolve inevitabilmente nel nulla, lo stesso nulla che Yasujiro Ozu ha voluto inciso come epitaffio sulla propria tomba.